Buongiorno e benvenuti al quarto appuntamento di In Cucina con la Nazione. Buongiorno al nostro ospite fisso, Paolo Pellegrini. Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Siamo qui a parlare di cucina, di cibo, abbiamo parlato di pesce, di cibo di strada, di cucina povera e oggi invece facciamo un salto verso succhi, sì, diversi. Qualcosa di un pochino più nobile, lo possiamo dire? Ma per nobile, sì, per certi versi sì, più che altro il discorso del nobile deriva dai prezzi, no? Esatto. Dai prezzi di mercato, quando si parla di carne, perché tanto si può dire, e in particolare di bistecche, è sì, nobile perché chiaramente tante belle proteine, le proteine importanti, proteine animali, ma non ci dimentichiamo che nobile, insomma, nasce anche dal fatto che la carne... Infatti, se andiamo a vedere poi, a noi piace tanto parlare di storia del cibo anche, no? Sì. Di vedere dove affondano le radici della nostra gastronomia. E se andiamo a vedere nel passato, la bistecca era una prelibatezza da consumare molto raramente nell'arco dell'anno. Non era certo una pietanza quotidiana, come oggi per molti lo è quasi. Nelle case dei fiorentini il pollo ci cascava bene o male, forse una volta al mese. Almeno a metà 800, diciamo, una volta, due volte al mese, qualche pezzetto di magro per fare un po' di lesso in trattoria si trovava, ma insomma le prime trattorie che cominciano a cucinare il lesso, che è la parte meno nobile della carne nobile, no? E si parla 100 o 80 anni fa, ecco, quindi... Insomma, effettivamente la carne è sempre stato un bel impegno economico. Allora, prima di entrare nel vivo delle nostre bistecche, ricordiamo innanzitutto ai nostri ascoltatori che possono interagire con noi in tre modi diversi: con la mail a online@lanazione.net, via Twitter con l'hashtag AskNazione, oppure su Facebook commentando il post nel quale ogni settimana trovate sia la diretta della trasmissione, poi per tutto il periodo successivo la possibilità di rivedere quando vi pare e quando vi piace le trasmissioni anche precedenti. Abbiamo notato che molti ascoltatori con il passare del tempo ci scoprono e via via risalgono la corrente andando a scoprire ciò di cui abbiamo parlato nelle settimane precedenti. E poi magari ci mandano qualche domanda anche sul trascorso, ma noi non abbiamo problemi. Rispondiamo e noi non abbiamo problemi. Peraltro, una piccola parentesi, la settimana scorsa Paolo abbiamo parlato di cibo di strada, facendo riferimento allo Street Food Truck Festival che da questa mattina fino a domenica sarà al Parco delle Cascine. Questa è una piccola parentesi per ricordare che è un appuntamento un po' particolare, sì, che merita di essere visitato. Si annuncia con un po' di tempo discreto, tempo bello, si annuncia davvero affollato, si annuncia grande interesse. A Milano ha fatto, abbiamo detto, 50.000 presenze. A Milano ha fatto 50.000, nelle tre puntate che precedono, poi abbiamo scoperto per esempio che a Firenze c'è l'intenzione di raddoppiarlo, cioè di farlo fisso due volte l'anno. Quindi le tre puntate che hanno preceduto questa di Firenze, l'affluenza è cresciuta da 15.000 a 50.000. E non è finita qui, direbbe, appunto. Peraltro ricordiamo anche ai nostri amici della Costa che se non volessero o potessero venire a Firenze per il festival del cibo di qualità su ruote, questo è il sottotitolo della manifestazione, ci sarà la possibilità anche di recuperarlo a maggio a Sarzana. In piazza Matteotti dal 15 al 17 maggio. Chiusa parentesi. E adesso si parla di ciccia. Ecco, sì, si parla di ciccia perché noi abbiamo detto bistecche, ma io so che la nostra regia ci ha preparato dei piattini, particolari da mostrare, quindi dei quali qualcosa bisognerà pur dire, insomma, di non solo bistecca, però... Noi ci eravamo prefissi almeno di avviare questo nostro appuntamento di oggi con le bistecche, quindi andiamo a bistecche. Cominciamo da quello. Diciamo prima di tutto due cose. Allora, prima di tutto che se parliamo di cottura, visto che siamo in Toscana, non ci sono tante discussioni, perché se vai nel mondo ti chiedono tutti... Ti interrompo. Diciamo prima di tutto un'altra cosa, a parte cos'è il nome... Ecco. Diciamo cos'è, perché... Cioè, perché tu vai a vedere da tante parti, mi era capitato per esempio in questi giorni di andare a rileggere il testo di un chimico anche famoso, importante, che scrive libri divulgativi di grande interesse, che è Dario Bressanini,
Lui parla della reazione, la famosa reazione di Maillard, di cui magari poi accenneremo, e la illustra con immagini della bistecca. Sono braciole, non sono Come diceva bistecche. l'Artusi, diceva Cioè, attenzione perché la sì, Fiorentina ma le è una fossa. anche l'Artusi però un po' di confusione la fa, perché dice dalla lombata È della vero. vitella, e invece la bistecca come la intendiamo, cioè per capirsi, per il colto e l'inclita, come si dice sempre, quella che gli americani chiamano la T-bone, cioè l'osso a T. E non è lombata, Costata. è costata, tant'è vero che, ecco, appunto, tant'è vero Ecco. che l'Artusi parla di un dito e mezzo d'altezza. Noi sappiamo bene che in certe razze, in particolare come la chianina, la costata non può essere alta meno di 3 dita Certo. invece, cioè che sono quasi 5 centimetri. Infatti si spaventano spesso i turisti stranieri quando finalmente chiedono la Fiorentina e Certo, vedono arrivare la vera Fiorentina. Si spaventano perché dicono: ma certo. come si fa a mangiarla? E poi Con la vedono. col coltello e la forchetta, E sai, e con i denti buoni, Paolo, e c'è da piano, spiegarla a chi si mette a tavola alle 4:30. e piano, e lentamente. Da spiegare, ora poi si Bravo, ritorna da parlare a quello lentamente. che dicevi, che introducevi tu, da spiegare sulle bistecche ce ne sarebbe di tanti, di tutte, di ogni, come dicono da altre parti, non solo a chi le deve mangiare, Ma chi le deve? ma anche a chi le deve cucinare e servire, perché non è possibile vedersi servire. Io qualche volta mi ci arrabbio anche, La frusta di Paolo Pellegrini. non ci si può vedere servire la bistecca come fosse una tagliata. La bistecca va servita, bistecca intera. Va servita intera. Se volete fare, eccoci, appunto, volete fare una cortesia ai vostri ospiti, la fate a tocchi, ma non a fettine. Perde calore, perde perde la grana della carne. Cioè, oltretutto, per essere servita tagliata a fette, probabilmente è anche un tantino troppo cotta, perché anche qui, eccoci, Eccoci al dunque. torniamo a quello Vai in giro per il che tu mondo e ti dicevi. chiedono: la volete ben cotta? A che uno si ferma e ti Sì, dice: inorridire, cioè non bistecca ben esiste. cotta è un ossimoro. No, ecco, È come dire appunto, non ghiaccio esiste, bollente, cioè sono altre esatto. cose. Ghiaccio bollente, preciso, sì, non esiste, non esiste. Io capisco che possa essere impegnativo per chi non è abituato a mangiare la carne a sangue, però D'altra questo parte, è la ragazzi, bontà. Sta appunto, lì. d'altra parte questo è, la bontà è quella, cioè, vabbè, dice io vado a Firenze e non mangio il lampredotto. Perché mi fa pazienza, ti arrangi, cioè, Libera scelta, appunto, però libera si scelta, soffre cioè, nel veder sì, martoriare una povera non bistecca. esiste, non esiste, la lombata si cuoce il giusto in modo che dentro sia poco oltre la goccia di sangue, anche se poi può anche piacere in realtà con la goccia di sangue, cioè meglio la goccia di sangue Che il che contrario, che il troppo la dopo. certo. Cioè, Quindi che quel rosina ormai pallido è proprio, significa la morte di perché di bisogna quel sempre pezzo pensare lì. che ci sono delle conseguenze, cioè non è soltanto una questione di estetica, è una questione di gusto, è Sì, una questione di è una sapore della questione di mangiare. scienza alimentare, Esatto. è una questione di succhi che si Compattezza della perdono, carne. compattezza della carne, succhi che si perdono, proteine che si appunto si dilapidano. Molto probabilmente anche di crosta un po' troppo arrostita, il che significa andare a correre poi certi pericoli, perché si sa che il troppo Certo. incenerito può essere dannoso, anche se io, intendiamoci, che una bistecca sia cancerogena, una bistecca mangiata una volta, cioè un pezzo di bistecca, poi da me solo ne mangerò quanta, mezzo chilo, sì, mezzo chilo di bistecca, che quella sia cancerogena perché una volta c'ha un pezzetto, Diciamo, la cioè misura di solito non è mai dannosa, appunto, no? sono gli abusi, sono le iterazioni, le reiterazioni, ma insomma, siamo un po' onesti anche con queste. Pensavo che la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, quando abbiamo parlato di pesce, tu ci spiegavi giustamente che
non si può rinunciare alla qualità in nome della quantità, cioè mangiare pesce magari tutti i giorni e per permetterselo comprarlo scadente, meglio mangiarlo poco ma buono. Mi viene da pensare che a maggior ragione un taglio come la bistecca, che si mangia quasi cruda, poco cotta, a maggior ragione anche per i salutisti, sì, per coloro che sono schizzinosi, sì, a maggior ragione rivolgersi sempre. Si sta tranquillo, il rischio di pagarla poco con la bistecca no, è difficile, però è vero, no, esiste, diciamo, come, perché... Ci sono vari canali perché, di distribuzione perché, e di approvvigionamento. Perché, esatto, perché si fa presto a parlare di bistecca. Poi bisognerebbe diventare anche un pochino razzisti, per dir la verità. Sulle mucche forse sì. Sì, sui bovino sicuramente un pochino razzisti bisognerebbe. Faccio una domanda che dopo ti faccio perché è proprio pertinente. Sì, scusami se ti ho interrotto. È chiaro che non si può pretendere sempre la chianina, perché adesso, come al solito, l'eccitazione mediatica poi porta alle distorsioni, no? E allora bistecca diventa sinonima di chianina diventa sinonima di bistecca. Non è così, perché qualunque macellaio, qualunque ristoratore di quelli che se ne occupa ti potrà fare proprio conto della serva. In Italia si allevano tot capi, per cui c'è una possibile produzione di tot costate, e c'è invece, per contro, un consumo di tot bistecche. E lì si vede, i numeri non sballano. Vogliamo passare alla domanda, che poi si ragiona delle razze, perché è interessante, è simpatico, questa cosa serve. Ecco. Stavi proprio dicendo qualcosa riguardo alla chianina, e ci è arrivata una domanda da Marco, da Firenze, che ci chiede: la vera bistecca alla fiorentina è solo la razza chianina? Allora, la vera bistecca alla fiorentina è solo la razza chianina, nel senso che nei secoli precedenti è evidente che la chianina era l'animale più diffuso nelle nostre campagne e che quindi è molto probabile che chi mangiava la bistecca la mangiasse di chianina. Per cui, se la domanda è posta in questo senso, sì, la risposta è sì. La risposta è no se si pensa a quello che si alleva, appunto, e che si consuma e che si trova nelle macellerie oggi. Oggi che, oltretutto, la diffusione, e qui il gioco mediatico invece è stato positivo, la diffusione della comunicazione ha portato a tanta conoscenza. Per esempio, noi sappiamo che una buona bistecca la cuciniamo anche con la... Attenzione, perché poi ci sono le sottospecificazioni. La carne della scottona, cioè della femmina giovane che non ha ancora, che non è stata ancora fecondata, della piemontese, della fassona piemontese, ma insomma sulla fassona bisogna stare attenti a non giocarci troppo, perché in realtà non è una razza la fassona è una fase di evoluzione dell'animale, non una razza. Comunque, prendiamola per buona la fassona, diciamo che inquadra quel tipo di animale lì, sappiamo. E allora, è la vera bistecca alla fiorentina? E qui c'entra di mezzo anche, alla fine, il gusto soggettivo. Ci sono dei ristoranti, ne troviamo tanti, che sono in grado di mettervi sul piatto la scelta tra una serie di costate di carne diversa. Allora, ho un discorso anche abbastanza onesto, se vogliamo, perché intanto... hai una scelta di prezzi che va, che ne so, da 38, 35, 38 a 60, adesso sto parlando di prezzi medi, da 60 euro al chilo, e quindi uno fa il conto anche con le proprie tasche. Poi, la piemontese, che è più magra, che è più dolce, ha un certo gusto, appunto un pochino più dolcino, cuoce anche un attimino prima, per cui bisogna stare un attimo attenti, La Limousine, che è un'altra razza molto diffusa da noi, si alleva in Toscana, gli allevamenti del Mugello, cooperativa di Firenzuola, Mugello Carne, eccetera, che stanno facendo un grande lavoro, lavorano principalmente sulle francesi, e sono
ottima razza. Quel che si trova di canina ed è ottima razza. C'è chi tratta carne spagnola, vogliamo fare un nome che è quasi sinonimo di bistecca. Lui fece Credo anche di aver intuito. il funerale della bistecca della Sì. Fiorentina quando la carne con l'osso fu Quel momento, quel proibita, tragico quel momento. tragico momento in cui fu proibita non solo la carne con l'osso, ma tanta parte di tagli a rischio per la malattia della mucca pazza, insomma, sì, la spongiforme, ecco, L'encefalopatia l'encefalopatia bovina spongiforme. spongiforme. Allora, Dario Cecchini, il macellaio poeta di Fanzano, Eccolo eccolo qua, lì. lo abbiamo.